nuovo video, mi sto strozzando. Benvenuti in questo nuovo video unboxing, lo so, un altro video unboxing e sono due settimane passa che non vi carico video, ma perdonatemi, ci sono stati un sacco di viaggi, eventi. Non sono rimasta a casa un secondo, non ho avuto il tempo, infatti come vedete ho accumulato altra roba. Prima di iniziare a spacchettarvi, ho le mie amiche forbici che ci seguiranno in questo percorso di spacchettamento, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e di attivare la benedetta campanella per essere sempre aggiornati sui video che caricherò. Iniziamo subito col primo pacco. Vabbè, questo qua io l'avevo già aperto, è uno dei pacchi che ho già aperto e usato, infatti ho fuori dei prodotti da farvi vedere. Questa è la box di Fenty Beauty, dove al suo interno ci sono i prodotti estivi. Questa è la box, vabbè adesso sparirò, via. Questa è la box e ci sono tre rossetti, di cui uno l'ho già usato e non mi è piaciuto per niente perché sbava, si stampa ovunque, è troppo duro da stendere, non mi è piaciuto il rossetto purtroppo, però la palette la sto utilizzando tutti i santi giorni. E qua abbiamo anche un primer occhio, un eyeliner e due pennelli che userò adesso, visto che vi ho fatto vedere le cose nel video. Posso finalmente svuotare questa scatola bellissima che terrò. Di solito butto le scatole, quelle più belle me le tengo, ma sto diventando un'accumulatrice seriale. Questa qua è la palette della Moroccan Spice e tutti gli ombretti al suo interno sono favolosi. Se si apre, è un po' dura da aprire in realtà. Mi piace un sacco il pack, tra l'altro mi hanno rubato l'idea perché avevo un'idea di questa linea di make up fatta con l'inchiostro colorato e Rihanna me l'ha rubata, grazie. Oltre a segnalarmi le canzoni dei video, mi ruba anche le idee, questa secondo me mi sente. Per suo interno ci sono queste cialde, tutte quante usate, tranne forse questo qua grigio scuro, ma le altre le ho usate tutte. E mi piacciono tantissimo questi qua in foil, che sono super scriventi e molto molto brillanti. Infatti anche il trucco che vedete oggi l'ho fatto con questa. Poi la Essence Beauty, che anche qua ho già spacchettato e c'erano altri prodotti che sicuramente sono in giro, che ho già usato, però solo questi due ho provato. Sono proprio Essence, non la Essence che trovate al VS, è un'altra marca con la S senza la C, Beauty, il Long Lasting Matte Foundation, che ho provato già due volte, non mi è piaciuto per niente perché sembra coprentissimo, super idratante, ma appena l'ho andata a stendere, l'ho provata a stendere col pennellone, l'ho provata a stendere con la spugnetta, evapora, cioè va via e evidenzia tutto, peletti, rughette, si va a incastrare ovunque. Purtroppo per me è un grandissimo no, anche se mi dispiace tanto perché è un'azienda, come si può definire, nuova. Mi spiace un sacco buttarvi giù il fondotinta e il mascara che ho provato stamattina, e questo mascara qua, lo scovolino è molto molto piccolo, quindi andrebbe anche bene per le ciglia inferiori, però qua dice che dovrebbe separarle, me le ha incollate tutte e preleva troppo troppo prodotto, quindi non è un preferiti e bocciati queste cose qua, però dato che questi li avevo già aperti, ci tengo a dirvi la mia. Poi qua abbiamo un pacco nuovissimo perché mi è arrivato stamattina, so già cos'è perché ho visto le storie, ho cercato di evitare le storie della gente in questi giorni perché volevo fare tipo wow che cosa c'è qua dentro, però è inevitabile vederle. È di Urban Decay, ringrazio un sacco Urban Decay, mi scuso già se questo video durerà 80 anni, ma è il bello della diretta. La Born to Run Eyeshadow Palette, ok, i colori sembrano molto scuri, questo qua è il pack esterno, apriamolo, c'è un disegno, però la scatola a questa fine. Questa è la palette, ci sono tutte le foto di viaggio e loro dicono che questa palette ti servirà per praticamente tutti i look perché contiene una vasta gamma di ombretti e non hai bisogno di portarti mille palette perché qua dentro li trovi tutti. Allora, non è in plastica ma è in... cosa? Non è in cartone ma è in plastica e sembra tipo... avete presente i DVD di una volta? Perché adesso i DVD chi cacchio li usa? VHS, sempre. VHS, vero? C'è anche Antonio qua dietro. Ciao Anto! Ciao! Oh raga, cheers, ecco dentro. Oh, ma un compagno di viaggio, no, eh? Questa è la palette. E abbiamo questo specchio, mi piace che non sia di cartone perché è bella rigida e ho meno paura di spaccarla. Di solito mi arrivano con i vetri rotti e con gli specchi rotti, per fortuna questa volta è arrivata integra. E queste sono, oddio, mi ricorda tantissimo quella di Huda Beauty, raga. È vero. Tantissimo. Credo la sfrutterò, però è molto simile alle altre palette che ho. Vi saprò, magari le usiamo insieme in un Get Ready With Me. Oh, wow. Molto leggera. Secondo me l'hanno fatta apposta la texture un po' stratificabile, per non andare a macchiare subito l'occhio con gli ombretti troppo pigmentati, a differenza ad esempio di Huda Beauty. Raga, scusatemi, ho un'inquadratura pessima e non vedrete niente degli swatch, ma questo è un video unboxing. Poi tanto ve li provo e non mi preparo con voi. Al prossimo pacco, che è Mesauda, e giuro che se mi hanno mandato un mascara o una roba piccola mi arrabbio anche questa volta. Rimanevo un po' delusa dal fatto che fanno questi pacchi giganti di cartone e poi dentro ci sono due cose piccolissime che potevano mandarle nella busta, infatti. Vabbè. Vabbè. Cioè non è il prezzo
pretendere, io non pretendo niente, però mandamela in busta, almeno non sprechiamo tutto questo cartone, anche perché raga, veramente è spazzatura, cioè. Ah, brow liner, sono dei prodotti per sopracciglia, top. Poi abbiamo questo qua che è Blondie, Chocolate e Ebony, non c'è niente per noi gingerhead, fantastico. Li proverò anche questi, grazie di cuore Mesauda. Non me ne vogliate, però veramente mandatemi i prodotti in busta piuttosto. Qua abbiamo un pacco. Ah, questo dovrebbe essere di Sephora, perché mi hanno mandato due pacchi. Uno è tipo, so già cosa c'è, non ve lo dico. Cioè, non so bene cosa c'è. Credo di sapere cosa c'è al suo interno. Questo invece non ne ho idea. Sono altri prodotti Sephora. Quanto costa? Sono altri prodotti Sephora Wanted. Adoro! Non mi ricordo per cosa l'avevamo usato questo. Un sacco di gadget per le foto. Adoro! Ci sono i like, Sephora Wanted, gli hashtag. No, vabbè, la Polaroid. Che belli! Che fighi! Ah, no, ho capito adesso cosa serve. Quanto è figo! Sono un genio, ci sono arrivata dopo. Che bello! Queste sono le maschere per il Foreo! Sto male! Questo qua è il nuovo Foreo, quello UFO Mini appunto, dove fate la maschera in 90 secondi, esatto, e non vedo l'ora di provarlo. Fatemi sapere se volete anche qua una prova sulla Instagram TV o nel video, insomma, fatemi sapere, sono curiosissima di provarlo. Secondo pacco Sephora. Raga, sembra Natale comunque, cioè... Li ho accumulati in una settimana e sto male. Ok, io non mi sento ancora... Cioè, mi fa strano sta cosa. Siete tutti pazzi. Matti, siamo tutti matti. Oh, ma ciao Darwin, non lo fanno più. Allora, questa qua è la Wanted at Sephora. Sephora, scusatemi, Sephora. Oh mio Dio, un foglio! Ah! Ho sempre cercato! Adoro! Oli Needles Love. No, ma questo è il tonico. No, lo volevo provare. Questo con l'acido glicolico al 5% e acido lo stesso, scritto in inglese. Gloria, svegliati. Non vedo l'ora di provarlo, anche questo è di Pixi. Questo qua, tra l'altro, io ce l'ho già usato ed è una bomba. Ed è il bambù e carbone attivo per sbiancare i denti. È proprio un dentifricio nero, che trovate tutti questi prodotti ovviamente da Sephora. Al sapore di menta, ma non si sente tantissimo, e vi sbianca i denti un sacco. Questo l'ho portato anche a Londra, quando sono stata a Londra con Benefit, perché non avevo spazio per troppa roba dato che avevo il bagaglio a mano. Allora ho portato l'olio di cocco per struccarmi con questo, che era più solido perché col freddo sì. Poi abbiamo questo di Patchology. Ah, sono delle patch in gel per gli occhi. Queste mi serviranno tanto, dato che io ho appunto gli occhi, il contorno occhi nerissimo e secco. Poi abbiamo questa, che ne ho sentito parlare super bene ed ero curiosa di provare, ma non ho ben capito dove si usa. Ed è una crema, no cos'è, un boh, sì, una crema che serve più o meno a tutto. Egyptian Magic, ed è una crema per la pelle ad uso universale. Raga, fatemi sapere come la usate, se la conoscete, così almeno mi portate avanti, non devo... impazzire per scoprire come la devo usare. Poi abbiamo un secondo Parsali Unicorn Essence. Io non l'ho ancora provato, però, cioè nel senso, non l'ho provato bene. L'ho provato ma non l'ho testato bene, ma ne ho sentito parlare molto bene. Raga, se conoscete questa marca, vero che l'amate anche voi, Sol Janeiro. E questa l'abbiamo vista al press day di Sephora. Tutti i prodotti di questa marca sono veramente buoni. Avevano un profumo pazzesco. E questa qua è la... Brazilian Bob Buff, dovrebbe essere appunto una maschera esfoliante per la pelle, per il corpo e anche per il viso, e ha un profumo pazzesco. Di nuovo questi, io ancora non li ho usati, ho paura di usarli perché adesso estate mi sfoglierò i piedi che faranno schifo, ma so che anche questa è una cosa portentosa, ti lascia i piedi come il culo di un bambino e per i primi giorni ti sfogli. Come proprio la pasta sfoglia, cioè un sacco di strati di pelle, però dopo sotto esce la pelle super morbida, quindi li proverò. E poi c'è lui! Questo è uno scrub corpo di Frank Body ed è illuminante, shimmer, wow, vi saprò dire anche di questo. Grazie Sephora! Poi abbiamo Lush. Purtroppo io non ho la vasca da bagno, quindi li regalerò alle mie amiche che hanno la vasca da bagno, potranno farsi il bagno tra di sé. E sono i nuovi prodotti di quest'estate a forma di ghiacciolini. Mamma mia, questo è buonissimo. Non so dirvi la profumazione perché io sono una chiavica a scoprire le fragranze. Però, allora, questo è più selvaggio. Questo è più dolce. E questo è agrumato. Sì, sì.
molto belli, tra l'altro. Mi piace un sacco il fatto che abbiano pensato di fare le bombe da bagno modalità stecco gelato. Mi stavo strozzando ancora, perfetto. Poi abbiamo questo pacco di Nabla che io ho cercato anche qua di skippare le storie degli altri per non rovinarmi la surprise. Mi scuso con tutte le aziende di make up se non hanno visto storie, ma preferivo fare il video direttamente dato che ci sono un sacco di prodotti e le storie sarebbero durate un'eternità. Oh mio Dio, che bella sta pochette! Guardate, che bella, questa è molto figa, mi piace un sacco il colore, il fatto che sia morbida e anche la forma è molto carina, la tiene un sacco di prodotti, infatti al suo interno ce ne sono altri. Allora abbiamo le matite labbra, dovrebbero essere, sì, che io purtroppo non uso, però le testerò per farvi sapere come mi trovo, sono le Velvet Line, gli illuminanti, altre Velvet Line, un pennello, e abbiamo gli illuminanti pressati. Qua abbiamo Sundance che è un po' più scuro, infatti secondo me, non lo so, vederlo in videocamera sembra che è giusto, però vi assicuro che è un po' più scuro e su di me no, perché si vede, sicuramente gli altri andranno bene. Questo qua è Wave, ecco, ciaone, questo è uguale al The Balm Mary Lumanizer. Oh, cioè lo vedi pure dalla luna questo. Che scrivenza, raga. Che bello. Ma guardate! Sembra che ho messo il correttore. È troppo figo. Ok, Wave, super promosso. Poi abbiamo quest'altro. Stava Just a Beige, stava lui. È un po' più scuro ed è bellissimo anche questo. Bellissimo anche questo. Si vede una mazza, raga, scusatemi. Poi c'è Venus Sand, che è rosato, bellissimo anche questo. Sì, direi che li potrei usare tutti e tre. Madre! Che fico! Poi abbiamo questi che sono i Long Wearing Lipstick, i Cult Classic, che sono appunto dei rossetti, ne apro uno a caso per vedere com'è. Bello questo color nude, belli. Bellissimo. Bello! Cioè, ho beccato il colore più figo, almeno quello che io utilizzerei tutti i giorni. Bello, 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 bello. Questo è il colore. Metallic Liquid Shadow. Wow, oh wow. Ethereal. Che figo. No, ma ciaone, questo è il prodotto e la confezione. Allora, praticamente c'è questo bronzo freddo, chiaro. Sì. Che va a sfumarsi verso il vetro che dà il colore sotto. Questo colore è identico proprio all'intera... all'intera boccetta ed è una pensata super figa. Dove lo provo qua? E vabbè, ciaone. No raga, io lo uso anche come illuminante, ma stiamo scherzando? Mi sfuma da dio. Proviamo un altro. Questo è rosa, questo è rosato, cioè non so se capite quello che vi intendevo, che sono a sfumare con il tappo e il colore vero. Dove lo provo? Vabbè, mettiamolo qua. Questo è proprio rosa, un rosa antico con i riflessi più freddi. Ok, eccolo qua. Vedete? Questo qua. Poi abbiamo i Glowy Skin Extra Glam Highlighter Stick. Ma che pack. Mi piace un sacco questa idea. Oh, ma io becco quelli giusti per me oggi. Che figo. Che figo. L'ho messo qua sulle nocche. Si suicidano i prodotti. Ok, questo è un color caramello molto chiaro. È molto simile all'ombretto di Urban Decay, che è questo qua. E grazie anche a Nabla per avermi inviato queste mega super fighissime novità. Pausa pulizia. E siamo arrivati a loro. Sono due scatole di Mulac. Siete pronti? Io non vedevo l'ora di questo momento perché li ho visti in anteprima quando ho fatto lo spot. Ditemi che siete andati a vedermi quando ero dentro un quadro, è stato bellissimo raga. E qua ci sono tutti i pennelli. Questi qua sono i pennelli nuovi di Mulac, se ne è uscita con la nuova linea di pennelloni, colori bianco e nero, perché lei ha spiegato che il nero è per il viso e il bianco per gli occhi, se non ricordo male. Poi qua c'è al suo interno il portapennelli. Questi qua sono tutti i pennelli, adesso ne apro uno a caso da viso per sentire la loro morbidezza. Qua abbiamo quelli da viso. Proviamone subito uno, proviamo il Jolly Brush che si può usare per tutto, ha definito proprio un pennello da un pennello jolly perché si può usare per qualsiasi cosa. Questo è il pennello, che figo, manico quasi soft touch, non troppo, c'è una via di mezzo, opaco con la parte qua metallica ed è, oh mio Dio, morbidissimo. Oh, che figo. E questa che è rose gold. Che fighi,
Ma dove? È oro? Sono rose gold soft, manico metallizzato. No, bellissima sta cosa. C'è il pelo più rigido sul fondo e morbido sulla punta. Ma che belli, non vedo l'ora di utilizzarli, ma non vedo l'ora quando li dovrò lavare, perché io odio lavare i pennelli. Grazie anche a Mulac. Adesso passiamo a quest'altro pacco. È pesantissimo. Quest'altro pacco qua che mi è arrivato anche lui stamattina, ed è un pacco da Make Up For Ever. Dovevo andare anch'io, però non sono riuscita a organizzarmi, non mi ricordo neanche più perché. Berlino. Avrei dovuto farla anch'io la foto, ma meno male che non ci sono stata, perché le foto che hanno fatto qua le ragazze sono una bomba, tra cui Greta Gazzi, ciao Greta. Cioè io non avrei fatto una, non sarei stata così artistica. Cioè guardate questo quanto è figo. Non lo so, penso che abbiano proprio scelto bene. Vi faccio vedere cosa mi hanno mandato, è pesantissima. Sono gli Artist Color Pencil, abbiamo dei cassetti. Oh, ragazzi, devo ripetere tutto quello che ho detto. E scusate se non sarò più esaltata come prima, ma mi sono appena accorta che la videocamera io l'odio tantissimo. Sono brutta stronza. Mi ha smesso di registrare ed ero arrivata tipo all'apertura del pacco, ma io in realtà ho già finito ed ero già passata all'ultimo pacco. Comunque qua dentro abbiamo gli Artist Color Pencil, che sono dei pennelli, certo. Sono delle matite multiuso, quindi abbiamo un sacco di colori per poterle utilizzare sia sugli occhi che sulle labbra che sul viso. E ne avevo sbocciate alcune, tipo questa qua azzurra, quella vinaccia nel secondo cassetto, e sono super scriventi. Quindi qua guardate che belli questi colori, abbiamo tipo dai marroni top grigiastri fino ai quelli un po' più rossi corallo, stupendi. E la parte figa, che prima mi sono esaltata tantissimo, è perché nell'ultimo cassetto, quello più grande, guardate cosa c'è. Cioè praticamente, allora, la base step 1, occhi e labbra, che è stata creata appunto per poter utilizzare i prodotti che ci sono qua. Questo, che è un temperino, cioè è un'idea geniale, guardate la forma quanto è carina. Oh, sembra un plettro visto da qua. E quando si apre non è incastro, cioè è proprio a molla. È una cosa geniale. Temperate la vostra matita e rimane tutto dentro senza sporcarvi nulla. E qua, per ultimo, abbiamo il notebook, quindi vuoto da scriverci sopra, di Make Up For Ever, con scritto Life is a Sage. Dietro ci sono le labbra di Make Up For Ever, con questo elastichino. Ma guardate la particolarità di questo notebook, cioè voi lo usate, lo finite. Oh mio Dio, c'è un'altra parte al contrario! E potete anche suonare la fisarmonica in giro per strada. Bellissimo, Antonio mi sta guardando male, ok! È molto figo, mi ero esaltata tantissimo, adesso a riguardarlo mi sono riesaltata. Mi piace tanto, grazie. Hola Kike, come stai? Che tal Kike? Passiamo all'ultimo pacco. Questo qua è il pacco di Pupa, lo so già perché c'è scritto fuori. Grazie per anticiparmi sempre il vostro arrivo. Il momento della sorpresa. Comunque lo apro e vediamo cosa c'è al suo interno. È enorme, ha un pacco enorme. Lo dico sempre io, è un pacco. Sì. Ecco un'altra cosa. Why? Perché tutta questa plastica? Pupa mi ha mandato questo sacchetto. Ah, ma il gioco delle scatole. Abbiamo un sacco di cartelle stampa. Abbiamo un super gel doccia per allungatori di abbronzatura, Sun Optimizer. Io, siccome sto facendo il laser dal ginocchio in giù e questa parte del viso, devo proteggermi molto e non potrei prendere il sole, perché il macchinario deve rilevare il pelo sulla mia pelle super chiara. Quindi più chiara la pelle, più scuro il pelo, meglio prende la macchina. E mi hanno sconsigliato di prendere il sole solo per questo motivo. Infatti, purtroppo ho preso un po' di colore, perché è inevitabile, camminando in giro sotto il sole anche con i pantaloncini fa caldo, non è che posso stare sempre con i leggings o con i pantaloni lunghi, quindi mi sono presa un po' di sole e non potrò prendere il sole quest'anno, anche se andrò in vacanza e lo prenderò. Però vabbè, comunque super gel doccia lo utilizzerò e vi saprò dire. È enorme, non so neanche, ecco, non lo posso portare perché sono 300 ml, quindi lo travaserò dentro una cosina per il viaggio. Abbiamo la super crema, tutto super. Io chiamerei i prossimi prodotti Snop. Super crema viso dopo sole, anche questa è la stessa cosa, però per il viso, collo e décolleté. Poi abbiamo queste qua che sono invece le protezioni. Grazie, perché io non sapevo che le protezioni dopo un anno scadono. Io ve lo giuro, ho una sacca grossa
così, piena di cose solari, che purtroppo non andando in vacanza non le ho mai sfruttate. Ho detto vabbè, magari l'anno prossimo. No, non le posso usare perché sono scadute, e quindi grazie, perché almeno per quest'anno sono coperta. Allora, una palette di 10 ombretti multi finish con due matite, la Spicy Nudes, se magari ve la faccio vedere. Bella. Oh, queste sono le cialde. Belle queste qua chiare. Oh, no vabbè, questi sono come gli ombretti monocialda. No vabbè, questa ha una texture paurosa. Paura! Guardate qua! No raga, questa è una bomba. Qua invece smalto effetto fluo. Ah, purtroppo non li potrò usare, sia perché io i colori fluo sulle unghie ho tipo un rigetto. Per ultimo invece c'è questo Summer in LA. Wow, una marrone e una bronzo. Raga, non me le sto a swatchare perché, ripeto, non è un video swatch, è un unboxing, e poi non si vedrebbe niente perché non sono nel set giusto per farvi vedere le cose. Poi abbiamo il rossetto style, effetto opaco, massima definizione. Audace. Oh wow, audace. Ok, è un fucsia super power. Dio, ma che strano. Fa strati, cioè tipo il primo strato è super leggero e poi dopo diventa super coprente ma è opaco. Che bello però, bella la formula. Il colore non lo userò mai. L'altro è lo 02. Raga, ma voi li usate i fucsia sulle labbra? Questo è un arancione, ha fatto arancio e sì, è tutta la collezione fluo, made in LA. Beh, ci sta perché a Los Angeles si abbinano sempre questi colori quando ci sono le palme, gli sfondi tipo dei... del sole che tramonta, i tramonti, ecco, con le palme, ci sono sempre arancio e fucsia, questi colori qua, quindi ci sta di brutto. Qua abbiamo la stessa cosa però modalità smalto. Poi ci sono i Blush Me e Light Me. Ovviamente cosa proviamo per prima? No vabbè, ma che cos'è? Ma che figo, c'è il prodotto dentro su questa parte. Ma è molleggiata, c'è una molla, quindi si schiaccia e si pinge. No vabbè, qua c'è il cushion. Ah sì, infatti, guardate, sono un genio. Per ultimi abbiamo gli ombretti monocialde, effetto olografico, lunga tenuta, waterproof. Ciaone, ciaone, questo sì che, oh mio Dio, è un bronzo oro con i riflessi rosa. No vabbè. Oh mio, Antonio sta facendo così. Ha provato questo, super, wow. Che belli questi olografici. Questo invece è il numero 2, dovrebbe essere, esatto. E questo è lo stesso al contrario, quindi è un rosa con l'olografico madre. Oh, ma ciaone, questo è tutto. Ma cosa stavo facendo con questa? Io ringrazio anche Pupa di cuore per questo invio. Ringrazio in realtà tutte le aziende di nuovo per questi invii. Sono ancora incredula di quanti prodotti ho intorno a me, veramente tanti. Adesso li dovrò anche sistemare e li voglio provare tutti, quindi a trovare un metodo per tenerli vicino quando mi trucco, per poterli testare con voi. Detto questo, fate un bel mi piace se questo video vi è piaciuto, condividete il video con le vostre appassionate amiche, amiche, amici, appassionati di make-up e tutte le novità del momento, e noi ci vediamo al prossimo video, e vi mando un grosso bacio da me e Antonio. Ciao. Saluta Antonio. Ciao. Saluta. Ciao. Ciao. No, fa Non lo so fare.